Enrico, basta un poco di zucchero. La pillola va giù. La facciamo andare giù allora. Vai, vai. Allora, io mi sposto perché quest'oggi è anche un po' più di un poco di zucchero, perché con Francesca Speranza qui do il buongiorno. Buongiorno a tutti. E benvenuta nel nostro studio. Buongiorno. Quest'oggi ci immergiamo veramente nel magico mondo dello zucchero. Tu sei una sugar artist, diciamo, dire decoratrice, dire pasticcera, dire artista, diciamo, è difficile definirti. Sì, assolutamente sì, è però difficile. Diciamo che le tue opere ti definiscono meglio delle parole. Sì, parlano loro, assolutamente. Io nasco come grafico illustratore pubblicitario e poi ho virato la mia passione nel mondo dello zucchero, e quando è nata la mia piccola Bianca ho dato vita a queste creazioni e ho iniziato a fare vari concorsi. Ho avuto la caparbietà di andare avanti e anche la fantasia di creare tutto quello che hai creato nel tempo, che continui a creare e che quest'oggi creerai per noi. Assolutamente, sarà un piacere per voi dare forma ad una meravigliosa rosa accompagnata alla teiera di Mrs. Brick, e quindi insieme creeremo con delle semplicissime forme, con un coppa pasta e un mattarello, un po' di pasta di zucchero rossa, daremo vita a questa rosa meravigliosa. E allora mettiamoci all'opera, perché questo è quello che il risultato finale, e quello invece è tutto quello che abbiamo di partenza. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere circa 250 grammi di pasta di zucchero rossa. Potete scegliere anche un altro colore, ovviamente. Ormai si trova veramente dappertutto. Perché un po' anche qua in Italia, insomma, siamo diventati un po' più sensibili all'argomento. Si può acquistare o chiaramente avere la propria ricetta. Oppure farla, esatto, esattamente. Stendere questa pasta di zucchero su un tappetino o su un piano di lavoro. Usare un mattarello. Un mattarello, noi tecnicamente usiamo un mattarello di Teflon, un materiale tecnico che consente di non far attaccare la pasta di zucchero al piano e al mattarello quando si lavora. A casa abbiamo un mattarello semplice di legno, ci troveremo bene comunque. Quindi possiamo anche riadoperare quello che usiamo o che non usiamo per le fettuccine e rimanere lì. Sì, in cucina. Sì. Poi, se non abbiamo un coppa pasta, quindi comunque anche questo è un materiale abbastanza tecnico, che però nelle cucine delle mamme, delle nonne si trova, possiamo utilizzare un bicchiere, quindi il retro di un bicchiere. Quindi adattiamoci con quello che abbiamo chiaramente a casa nei nostri cassetti. Stendiamo un velo di pasta di zucchero, in questo caso rispetto ad una copertura di una torta, lo spessore della nostra pasta sarà circa 4 mm, ok? Naturalmente qua siamo in uno studio televisivo, le luci incidono anche sulla morbidezza, sulla plasticità della pasta di zucchero. In casa forse magari sarà anche un po' diverso, però voi seguite i consigli di Francesca. Se avete anche una pasta di zucchero dura, si può mettere in microonde. Se avete un microonde a disposizione potete tranquillamente mettere la pasta di zucchero in microonde e farla ammorbidire, perché le paste da, diciamo, modellaggio sono quelle più resistenti nella manipolazione. Quindi stendiamo, è la fase un pochino più lunga, però è quella che ci consente poi di avere un lavoro più continuo anche in produzione. Quando si è in pasticceria, questi sono assolutamente i passaggi che noi facciamo, magari con una sfogliatrice piuttosto che con una nonna papera. Cioè si può utilizzare la macchina sfogliatrice, quella lì proprio? Sì, assolutamente. Adesso dobbiamo creare dei cerchietti, quindi con il nostro coppa pasta, e per realizzare il nostro bocciolo della rosa ne abbiamo bisogno di 5 cerchietti. Quindi coppiamo nostra pasta e andiamo a sagomare i nostri cerchi. Esatto. Francesca, il tuo è stato un incontro anche casuale, se vogliamo, con il mondo della pasta di zucchero, però pian piano ha preso sempre più parte della tua vita. In una classifica Italia a tavola sei risultata una delle prime 10. Sì, attualmente sono in gara, quindi è una bella soddisfazione, perché essere scelta fra i 36 pasticceri, migliori pasticceri d'Italia, è un gioco chiaramente, però è una soddisfazione, anche perché sono l'unica che rappresenta questo tipo di categoria negli ultimi anni. Quest'anno è stata inserita anche un'altra persona, però è una responsabilità comunque, perché difendo questa categoria, diciamo così. È anche un'ulteriore sfida, perché certo, te non ti fermi, nel senso che nella creazione e nel dare libero sfogo alla tua fantasia,
possiamo veramente ammirare la delicatezza e la creatività che hai messo nelle tue opere. Sono una competitiva di natura, quindi mi piace fare le competizioni, però è chiaro, si prendono le cose come un gioco, mettendo tanta passione, perché questo lavoro ha bisogno di tanta passione e di studio continuo. Anche quello che stiamo facendo è un gioco, ma è un gioco serio. Vedo che hai fatto un'operazione che diciamo anche ai nostri telespettatori a casa. Allora, quello che faccio è schiacciare leggermente io uso quasi sempre solo ed esclusivamente le mani piuttosto che molti attrezzi, però appiattisco leggermente la parte superiore. In questo modo, quando andrò a comporre la rosa, questa rosa avrà la parte del petalo superiore ammorbidita e molto più sottile della parte bassa. Allora, mentre noi facciamo l'operazione per tutti quanti i petali, andiamo in pubblicità, ci vediamo fra poco, sempre che non ci siamo mangiati tutto quanto lo zucchero. Fra poco. Grazie. Eccoci Enrico, noi stiamo continuando con Francesca Speranza a muoverci nel mondo della dolcezza. Stiamo preparando questa rosellina, siamo a buon punto. Assolutamente. Allora, abbiamo coppato i nostri cerchietti. Ricordiamoci sempre che le rose, quando si compongono con petali a numero dispari. Quindi solo i primi due che creano il bocciolo centrale sono pari. Quindi prendiamo il nostro dischetto e cominciamo ad arrotolare fino al centro il nostro disco. A quel punto prendiamo il secondo petalo e lo inseriamo leggermente in diagonale e arrotoliamo. È come se facessimo una specie di conetto. Esattamente un cono. Dopodiché stringiamo leggermente sulla base e in automatico si creerà la struttura per assemblare i prossimi petali. Ma già così sembra una rosa vera, è posso dire? È il bocciolo, assolutamente, è il bocciolo iniziale. Ai miei allievi a scuola insisto sempre nella creazione perfetta del primo bocciolo, perché poi si crea con più semplicità poi la rosa nei successivi passaggi. Si prende il primo cerchietto, il primo petalo. Diciamo, la parte grossa la teniamo sempre sotto. Nella parte bassa. Ci consente anche di appoggiarla sulla base e quindi di lavorare con più semplicità. Si prende un dischetto, si posiziona a qualche millimetro in più in alto rispetto al bocciolo centrale, in modo tale che quando si stringe non fuoriesca il bocciolo stesso, altrimenti sarebbe più alto del resto del fiore. Esattamente. Certo. Chiaramente è un'idea di rosa, nel senso che è una rosa da produzione anche, bisogna essere molto rapidi. Io l'ho realizzata durante un concorso e una mia collega mi disse: dobbiamo inserire un elemento rosso nella torta, e io in 3 minuti l'ho realizzata, quindi ho avuto questo. Io neanche in 30 credo sarei capace di realizzarla questa. Adesso abbiamo inserito il secondo. Se la vostra pasta non è una pasta cerosa o abbastanza umida come in questo caso, utilizzate un pennellino con un po' di acqua e bagnate leggermente la base del petalo. Dopodiché se ne prende un altro. La parte più grossa del nostro petalo teniamola sempre alla base, mi raccomando, che è quella che dà struttura. L'acqua ci servirà quindi come una sorta di colla. Noi tecnicamente usiamo una colla alimentare, che è un prodotto specifico, ma se a casa non abbiamo la colla alimentare possiamo tranquillamente utilizzare dell'acqua. Il primo petalo che noi avevamo inserito non si chiude mai né a destra né a sinistra, perché serve appunto per l'inserimento nei passaggi del primo e dell'ultimo per essere chiuso. Ok, si assemblano, si schiacciano un po'. Vedete, io non schiaccio, non tengo troppo in mano la pasta, altrimenti la scalderei eccessivamente, quindi la accarezzo leggermente sulla base. La sagomi, come si farebbe veramente con una scultura, e in effetti quello sono le tue creazioni, vere e proprie sculture. La pasta si plasma, dopodiché per rendere questa rosa, dare carattere, si pizzica nella parte alta con indice e pollice e si arriccia il petalo. Questo dà ancora più credibilità rende alla nostra rosa, più veritiera la nostra rosa. Immagino anche lo studio,
Cioè, non ci si improvvisa, no. Nel senso c'è un grossissimo studio del reale. C'è un'osservazione del reale e c'è uno studio minuzioso del dettaglio per poi renderlo più semplice, più geometrico. Anche nei soggetti che vedete qui esposti c'è la sintetizzazione di quello che è un elemento geometrico per poi assemblarlo in modo sempre più complesso e rendere delle forme più ovviamente diverse e che rendono i soggetti più simpatici. I restanti tre quindi ci serviranno per dare la chiusura? Per rendere la nostra rosa sempre più grande, quindi volendo ricordiamoci che i giri sono sempre dispari dei nostri petali, quindi 3, 5, 7. E 3. Ok, lo mettiamo qui, chiudiamo. Allora, mentre chiudiamo, facciamo questa operazione con calma, magari provo a vedere se riesco a farla anch'io, a dare una mano alla nostra Francesca. Ci vediamo fra pochissimo, ritorniamo con la rosa finita perché ve l'abbiamo promesso e ci metteremo sulle orme di San Benedetto. A fra poco. Siamo arrivati a buon punto, anzi direi che il punto l'abbiamo oltrepassato perché abbiamo terminato la nostra rosa, sì, Francesca. Sì, abbiamo terminato, siamo assolutamente portando gli ultimi dettagli ed eccola qui. La nostra rosa è fatta. Io la dedico alle donne, la do a te. E io la voglio dedicare al tempo stesso alle donne, ai fiori, diciamo, della nostra redazione, naturalmente Lucia e Antonella, che sono le nostre rose, quindi vogliamo dedicarla veramente a loro. Francesca, fra le tante creazioni ce n'è una in particolare che vorrei far vedere, che è una creazione che riguarda Popeye. Esatto. Credo che sia questa la foto, sì, e so che ci tieni particolarmente, perché? Sì, perché con questo pezzo io ho vinto la Coppa Italia di pasticceria artistica al SIGEP Rimini, che è la manifestazione più importante che abbiamo in Italia, e quindi è un pezzo di cuore. Ho lavorato un mese per la realizzazione di questo progetto e aver vinto la Coppa Italia in questo settore è chiaramente un motivo di vanto e di orgoglio per me. Francesca, noi speriamo di portarti fortuna anche per il futuro, che arrivino tante coppe. Intanto ti ringraziamo per il pezzo di cuore che hai regalato a noi. Grazie mille a voi. Grazie a te. Buona giornata. E a te, Enrico.